sala stampa del Marcello Melani al termine del Pistoiese Rosignano 4-0, tutto facile, almeno il risultato, però non è stato così. No, partita particolare, nel senso le loro situazioni societarie hanno portato un'aria particolare, nel senso che comunque vada neanche l'atteggiamento iniziale, chiaramente stavano tutti dietro e cercavano giustamente per la loro possibilità di rompere e basta. Noi non siamo stati così superlativi nell'uno contro uno per poterli scardinare, li abbiamo cercati di scardinare in una maniera piuttosto pacata, molle. Purtroppo ed è la cosa che non mi è piaciuta. La cosa che mi è piaciuta perché purtroppo continuo a notare questa differenza tra fuori casa e in casa, e non posso dire di essere totalmente sereno, nel senso che comunque sono contento del risultato, però questa sensazione non mi piace, perché è lontana da qualsiasi cosa che noi facciamo e proviamo, si vede fuori, cioè è una cosa diversa anche fuori. Quindi dobbiamo assolutamente, io credo che eravamo molto giovani e credo che la squadra debba rientrare nei suoi vecchi, perché oggi se andavamo a vedere anche noi avevamo 5 quote, sì. E basta vedere che Buglio da davanti alla difesa è stato spostato dietro le punte e ha già cambiato l'inizio della gara. Sono partite queste che con 3 giocatori che sono un po' più abili le vinci dopo 15. Certamente, sì. Hai toccato proprio la cosa negativa del primo tempo con questa manovra molle, molto orizzontale, verticalizzare poco, era difficile. Perché era tutti e 10 dietro lì nel pallone. Però quando è entrato Bigoni, quando Buglio si è spostato 20-30 metri più avanti, si è visto una manovra, quella manovra che anche con un terreno pessimo come domenica scorsa a Capanni, si è vista a Capanni. Sì, io ho spostato lì Angelo perché lasciavano spazi lì, era il momento in cui lui da inserirsi da dietro avrebbe fatto troppo campo. È chiaro che noi preferiamo sicuramente le squadre che ci vengono ad attaccare un po', perché comunque vada ci lasciano qualche spaziettino in più i nostri attaccanti davanti, escluso Donoff che non era in ottime condizioni, preferiscono avere un pochino più di campo, in quelle situazioni devono essere più tecnici, avevano bisogno di un pochino di più tecnica, però indubbiamente il fatto dell'orizzontalità era dato dal fatto che erano tutti lì, dovevamo aprirli, si doveva fare anche meglio secondo me, però erano più velocità sicuramente di girare la palla. Però questa situazione, io spero che i ragazzi, secondo me, devono vincere contro una grande squadra in casa. E poi c'è l'occasione, l'opportunità, tra 15 giorni. E questo campo, credo che comunque dobbiamo alzare il tasso di età. Ecco, l'ultima domanda, poi ti rimando dai colleghi. A che punto siamo da una scala da 1 a 100 nella Pistoiese che tu vuoi e tu sogni? Allora, l'atteggiamento della Pistoiese di domenica scorsa e anche del primo tempo di Fidenza è la Pistoiese che vorrei tutto l'anno. La Pistoiese di oggi, no. La Pistoiese di oggi non è lontana da quella che alleno nel primo tempo, ma anche nel secondo, cioè nel senso era però una partita molto difficile da questo punto di vista, cioè i problemi loro sono diventati problemi anche tuoi, è tutto da perdere, purtroppo questa è per i ragazzi molto giovani la sentono, e quindi rischiamo di andare alle volte all'incontrario, perché veramente tutto quello per il quale lavoriamo alle volte c'è un qualcosa che gli fa sbagliare questi passaggi, che gli fa sbagliare questa corsa molle che non c'è la domenica, che non voglio veramente più rivedere. Quindi lavori in corso ancora? Sempre. Grazie a te.